ridere, ridere, ridere. Cosa succede quando incontriamo un comico per strada e gli chiediamo facci ridere? Andiamo a scoprirlo. Devo farti ridere, anche giù dal palco. Vabbè, senti questa. Allora, ci sono due arance attaccate ad un albero e una sta per cadere e fa l'altra: ti prego, aiutami! E l'altra: aranciati! Insomma, io l'altra sera, non ci crederete, ero a Rozzano, in questo paese tipico milanese, il mio, e praticamente ho incontrato un mio fan, mi fa: dai Davide, facci ridere, facci ridere. Ma cioè, c'è mica tanto da ridere, abbiamo fatto un incidente sulla strada per Rozzano, uno ci ha tamponato, boom, questo è sceso e mi fa: fetoso, ti spacco le corna. E mia moglie dalla macchina: e intanto gliele rifaccio. Come rispondo a uno che mi chiede di farlo ridere fuori da uno spettacolo? Una volta mi è capitato. Con insistenza, Dai, fammi ridere, dai, fammi ancora ridere. Io l'ho fermato e ho detto: ma scusa, ma tu che mestiere fai? E lui: faccio il panettiere. E dico: dai, fammi un panino. Fammi un panino? Dai, fammi un panino! Fammi sto panino! Facci ridere intanto è una cosa che mi dà un po' fastidio quando sono fuori in libera uscita. Se il fan è simpatico oltremodo, come lo sono in genere tutti, l'ultima, che ti tiene sempre in tasca, in genere molto breve, da strada. Vasio, malattac, che cos'è? Un collirio? No, deficiente, è un dentifricio. E allora avete capito la domanda da non fare mai un comico? Per TG Events, Andrea Biandrino.